incendi dei boschi, quando io brucio dei vegetali, qualsiasi cosa, produco delle polveri, delle particelle. Quindi voi fra un po' sarete sommersi da centrali a biomasse, cioè centrali che producono, che producono energia tramite la combustione di biomasse, sappiate che sarete invasi da polveri. Le polveri però della natura hanno una particolarità, sono grosse, molto grosse sono, e vedremo che più una polvere è grossa, meno patogena è, meno induttrice di malattia è. Poi vedremo perché, vedrete che sarà molto facile da capire. Il grande produttore di polveri però è l'uomo. L'uomo ha cominciato a produrre polveri mezzo milione di anni fa, quando ha cominciato ad accendere il fuoco, a imparare a usare il fuoco. Chiaramente si trattava di inquinamenti minimi, perché tanto eravamo 4 gatti sul pianeta, e poi i focherelli erano abbastanza rari. Oggi i focherelli sono tutt'altro che rari, intanto siamo 7 miliardi e forse qualcosa di più, e facciamo dei fuochi che sono tanto grossi e tanto frequenti, anche perché adesso noi riusciamo a produrre il fuoco con grande facilità. Noi oggi raggiungiamo temperature che superano abbondantemente i 10-15 mila gradi in certi processi tecnologici. Quindi stiamo facendo delle cose che la natura, il mondo, il pianeta non era abituato a vedere e a sopportare. La natura, sempre, la natura, il mondo, funziona in maniera circolare. Il cerchio più comune, più facile da capire, ce ne sono alcuni che sono veramente complicatissimi, è il ciclo del carbonio, dell'anidride carbonica. Come funziona questo? Beh, è molto semplice. Una foglia verde, immaginate una foglia verde, la foglia verde ha fatta di cellule, queste cellule contengono un corpuscolo che si chiama cloroplasto. In questo cloroplasto c'è un pigmento che è la clorofilla. La clorofilla serve perché la pianta verde cattura l'anidride carbonica dall'aria. Le radici portano acqua dal terreno. Il cloroplasto, grazie alla luce del sole, all'energia che dà la luce del sole, riescono a far reagire l'anidride carbonica dell'aria con l'acqua succhiata da terra e fanno delle molecole più lunghe, più grandi, che sono gli amidi. Sono gli zuccheri, che sono fondamentali per la vita della pianta. Quindi cosa fa la pianta? Cattura l'anidride carbonica. Ma questo processo comporta la produzione di uno scarto. Lo scarto della pianta è l'ossigeno. L'ossigeno che per noi animali è vitale. Noi senza ossigeno moriremmo. Ma qual è a nostra volta il nostro scarto? Che cosa buttiamo fuori dai polmoni? Anidride carbonica, che è fondamentale per la pianta. Quindi noi regaliamo la nostra cacca alla pianta, la pianta regala la sua cacca a noi. È un cerchio assolutamente perfetto. La natura non conosce il concetto di rifiuto. Non esiste proprio in natura. L'uomo è l'unico abitante del pianeta che vive al di fuori dei cerchi, vive al di fuori della circolarità della natura. L'uomo vive in linea retta. L'uomo introduce su questo pianeta il concetto di rifiuto, qualcosa che rimane lì e che la natura ignora, la natura non è in grado di trattare, e questo è, ahimè, è il rifiuto. Come facciamo noi a produrre allora queste polveri che sono una parte del rifiuto? Per esempio facendo dei buchi, delle cave, delle miniere a cielo aperto, e da lì polveri a non finire. Con le acque di scarico, l'acqua di scarico di cui forse voi comincerete a sapere qualcosa, perché mi raccontavano che un po' di porcherie derivanti da idrocarburi, cose, vengono addirittura buttate nelle vostre fogne, quindi cin cin, bevete questa roba, non vi invidio, ma insomma, non che io beva di meglio, io stavo nella pianura padana, quindi figurarsi. Comunque, le acque di scarico, non guardate tanto queste immondizie grossolane, a Munnezza, quella che fa tanta impressione a Napoli, quella
non è dotata di grandissima aggressività per la natura. Quello che per la natura e per l'uomo, quello che è veramente aggressivo è ciò che voi non vedete, cioè ciò che è sciolto o sospeso all'interno dell'acqua. Quello è micidiale, perché non solo non lo togliete, ma siete costretti in qualche modo a ritrovarvelo poi nel vostro organismo, perché lo bevete, perché lo inalate quando questa roba evapora. L'uomo ha un'altra particolarità, è l'unico animale che vive in tane che non sono naturali, non sono fatte all'interno della natura, cioè non sono il formicaio scavato nella terra o il nido fatto con i ramoscelli. L'uomo vive in tane che sono case, quelle che noi chiamiamo case. E queste case sono, fra le altre cose, sono intonacate. Sono intonacate e questi intonaci alla lunga reticolano. Reticolano vuol dire fanno delle piccolissime crepe che mandano in atmosfera polveri, che noi poi troviamo nell'inquinamento normale delle città. Bario, calcio, zolfo, eccetera. Un'idea che ci è venuta è quella di usare anche gli asfalti. Noi abbiamo asfaltato milioni di chilometri quadrati di pianeta, tutto il pianeta è ricoperto da questi asfalti, che invecchiano e si usurano col passaggio delle macchine, delle ruote, eccetera, e reticolano anche loro e mandano in atmosfera queste polveri. Ma abbiamo avuto un'idea migliore. Noi abbiamo in Italia abbiamo diversi enti che si occupano di ambiente. Abbiamo l'ARPA, poi ogni regione ha la sua, voi avete l'ARPAM, M sta per Marche. Abbiamo a livello nazionale, abbiamo l'ISPRA, abbiamo l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo le guardie forestali, abbiamo il NOE, abbiamo gli istituti di igiene provinciali, ne abbiamo a non finire. Tutti insieme fanno delle cose terrificanti, assolutamente terrificanti. L'ARPA, che è il peggiore fra questi enti, proprio è il più tossico di questi enti. Io qualche anno fa ero candidato alla presidenza del Consiglio e una delle mie proposte era proprio la chiusura immediata dell'ARPA, perché ne ha fatte di tutti i colori. Una delle tante idee brillanti di questo ente è stato quello di mescolare le ceneri tossiche degli inceneritori, di cui vedremo fra un po' qualche particolare in più, mescolarle all'asfalto. Cosa significa questo? Significa che questo asfalto, perché le mescola all'asfalto? Perché poi queste vanno portate in discarica, rendendo ancora più tossiche le discariche, allora per non farle vedere al popolo bue, se le mescolo all'asfalto, così non le vede nessuno. Però purtroppo l'asfalto invecchiando, usurandosi, invecchiando e mandando in atmosfera le polveri, manda in atmosfera anche le ceneri tossiche dell'inceneritore. Quindi vi porta a domicilio un inquinamento che voi non avreste avuto altrimenti. Quindi è una delle tante cose per cui dobbiamo ringraziare l'ARPA. Noi inquiniamo con i fumi industriali, inutile stare a insistere su questo punto, lo sapete tutti. Inquiniamo con le fonderie, questi segni gialli che vedete, altro non sono che se non scie di particelle incandescenti che escono dal crogiolo, che è questo. Queste polveri, poi le vedremo, sono particolarmente aggressive perché sono molto fragili, si rompono e danno origine, poi ogni granello di polvere dà origine a centinaia o anche a migliaia di altre polvere, di altri granelli di polvere. Abbiamo il traffico che non è soltanto il fumo del gas di scarico, che è il più vistoso, ma per esempio anche i freni che i freni a disco che strisciando sulla la pastiglia del freno, strisciando sul disco, manda in atmosfera delle polveri. Sono circa 8 anni che in Germania è in corso uno studio molto dettagliato, molto approfondito sulla cancerogenicità dei freni d'automobile. Poi ci sono i pneumatici. Perché noi cambiamo il pneumatico dell'automobile? Lo cambiamo perché si è consumato, ma ciò che si è consumato dove va? Va in aria. Un normale pneumatico d'automobile contiene all'incirca un centinaio di sostanze diverse. Un pneumatico da Formula 1 ne contiene circa il doppio,
ma noi usiamo dei pneumatici normali, un centinaio di componenti diverse che finiscono in atmosfera. Gli aerei, soprattutto in fase di decollo e di atterraggio, sono dei grandissimi produttori di polvere. Pensate che un jumbo che viaggia dall'Europa agli Stati Uniti inquina in un solo viaggio quanto il traffico normale di una città europea fra i 50 e gli 80 mila abitanti. Un anno di inquinamento di una città grande come San Benedetto equivale a un viaggio Europa-Stati Uniti come inquinamento. Abbiamo le centrali termoelettriche che bruciano oli pesanti. Io sono riuscito a far condannare l'Enel perché aveva costruito un impianto termoelettrico sul parco del Delta del Po e sono stati condannati fino al terzo grado. E oggi c'è la nuova idea: sostituiamo gli oli pesanti, che sono la peggior porcheria del petrolio, lo sostituiamo col carbone, che è un po' peggio. Fra le altre cose, il carbone, che era stato abbandonato nel 1952 dopo aver fatto una strage a Londra nel 1952 c'è stato una particolare condizione meteorologica che ha fatto sì che il carbone che veniva bruciato per riscaldamento domestico, le particelle di carbone non se ne volassero via ma incombessero sulla città. Ci sono state migliaia di morti in 2-3 giorni. Quindi il carbone, gli inglesi sono un po' meno fessi di noi, non che siano particolarmente brillanti, ma un po' meno fessi di noi, hanno abolito il carbone e insieme con gli stati dell'Inghilterra in scia sono andati diversi altri stati. Adesso per esempio gli Stati Uniti stanno chiudendo tutte le centrali a carbone, noi le stiamo aprendo. Noi che arriviamo sempre, siamo sempre molto geniali, noi arriviamo quando gli altri hanno già chiuso l'esperienza perché si è dimostrata disastrosa. Li apriamo adesso e abbiamo dato ad intendere alla popolazione che questo è il carburante del futuro. Una delle tante cose che la gente non sa è che il carbone, fra tantissimi problemi che pone, è anche radioattivo. Esiste una ricerca pubblicata da un gruppo statunitense che dimostra come intorno a una centrale a carbone la radioattività sia molte volte superiore rispetto a quella riscontrata in una centrale atomica. Intorno a una centrale a carbone. Questo perché? Perché mentre la centrale atomica, lo sappiamo tutti, che ha da dei grossi problemi di radioattività, quindi viene schermata, ci sono delle cupole anche di diversi metri di cemento che schermano il tutto, nella centrale a carbone non lo si fa. Perché non lo si fa? Perché altrimenti voi vi accorgereste che c'è un problema. Ma siccome voi non lo dovete sapere, non lo schermiamo. Quindi vi beccate le polveri radioattive, il che mi sembra il massimo della onestà di questi personaggi.